Questo è il nuovo singolo di Chiara Civello su Radio Capital, si intitola Somebody Love. Ci siamo imbattuti in una notizia decisamente interessante: il progetto Valore Paese, Cammini e Percorsi. L'Agenzia del Demanio concede gratis agli under 40, ma non soltanto, 100 immobili da trasformare in hotel, ostelli e masserie in tutta Italia. Ne parliamo però con il direttore dell'Agenzia del Demanio, che è con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, dottor Reggi, da nord a sud oltre 100 immobili pubblici, prevalentemente in disuso, potranno cambiare destinazione, cambiare pelle. Ci spiega di cosa si tratta, per grandi linee? Beh, sono tanti immobili di varie nature, varie dimensioni. Si va dai caselli idraulici alle case cantoniere fino ad arrivare alle masserie e addirittura ai castelli, che percorrono tutto il nostro paese, in particolare collocati sulle itinerari ciclistici oppure sui percorsi storico-culturali. Beh, insomma, sono degli immobili che, ripeto, sono per lo più in disuso. Sì. Ma che noi vorremmo rilanciare facendo un accordo con i privati, esattamente sullo stesso esempio della valorizzazione dei fari costieri, che ha avuto un enorme successo. Certo. Gli investimenti, mi perdoni se l'ho interrotta, però gli investimenti sono praticamente adatti a tutti, modo anche per implementare, diversificare un po' l'offerta turistica, nel contempo anche creare impresa, quindi rivolgersi soprattutto ai giovani. Sì, perché diciamo che la natura degli immobili, le dimensioni sono adatte a tutte le tasche. Ci sono appunto i caselli idraulici, che sono piccoli di dimensione, richiedono pochi investimenti e possono essere trasformati di accoglienza, di assistenza, appunto adatti ad accogliere camminatori oppure pellegrini o addirittura, dicevamo, amanti della bicicletta, in sostanza tutti quelli che sono amanti del turismo dolce. Certo, quasi un turismo con lentezza, diciamo, potremmo definirlo così, per riscoprire proprio le bellezze del nostro paese. Per l'Agenzia del Demanio è un investimento, perché abbiamo già dimostrato con i fari che beni che oggi per lo Stato sono dei costi e sono sostanzialmente abbandonati possono essere rivitalizzati in collaborazione con i privati, che investono e hanno un rendimento certo, adeguato, appunto utilizzando beni dello Stato. Quindi si fa un servizio, si fa un investimento, si crea lavoro e si genera in sostanza economia attorno dei beni, che davvero possono dare una risposta molto interessante per chi vuole investire anche in importi limitati. In questo periodo abbiamo aperto una consultazione pubblica, chiediamo a tutti gli interessati di fare manifestazioni di interesse che non sono vincolanti, ma ci aiutano a costruire meglio il bando che uscirà in estate. Sì. Quindi questi 103 beni in estate usciranno bandi dedicati e ciascuno potrà fare offerte a quel punto vincolanti. In una settimana abbiamo ricevuto oltre 11.000 manifestazioni per questi beni. È uno strumento che c'è. No, ma sicuramente c'è un grande interesse e poi è uno strumento decisamente democratico. Entriamo nella fattispecie. So, mi corregga se sbaglio, dottor Reggi, che fino al 26 di giugno sarà possibile, è possibile andare sul sito agenziademanio.it e qui è possibile partecipare a questa consultazione pubblica di cui lei accennava un istante fa, in cui ci saranno proprio i suggerimenti, le idee degli utenti, dei possibili interessati, anche semplicemente magari per curiosità, e poi sarà vincolante in futuro, come diceva lei. Sì, sul sito dell'Agenzia del Demanio troverete un banner, appunto Valore Paese, Cammini e Percorsi. Entrando in questo banner troverete proprio tutti e 103 immobili, li potrete vedere, quindi potrete anche verificare lo stato manutentivo attuale e quindi fare un'idea dell'investimento necessario. Quando poi sarà possibile già compilare un questionario che appunto rappresenta la manifestazione di interesse non vincolante. Dopo il 26 di giugno costruiremo il bando e a quel punto, ripeto, dovremo accogliere soltanto le proposte che arriveranno ufficialmente e quelle saranno poi selezionate e valutate da una commissione che valuterà sia la qualità del progetto che l'offerta economica. Quindi non sarà una offerta al massimo rialzo, ma dove il progetto
qualitativo avrà la prevalenza. Allora il progetto Valore Paese, cammini e percorsi, trovate tutto al sito agenziademanio.it, e ringrazio veramente di cuore il direttore dell'Agenzia del Demanio, il dottor Roberto Reggi, per essere stato con noi. Grazie ancora. Grazie a voi, buon pomeriggio. Radio Capital. Radio Capital.